Si apre una nuova stagione, anche quest'anno parteciperemo al campionato di Serie C Silver, la prima squadra parteciperà al campionato di Serie C Silver ed oltre alla prima squadra abbiamo investito molto durante questa estate nelle squadre del settore giovanile. Ad ampio raggio posso dire che parteciperemo, abbiamo quindi 6 squadre, una squadra di Under 13, 2 squadre di eccellenza Under 15 e Under 16, una squadra di Under 18, una squadra di Under 20 e poi la prima squadra. La prima squadra, come abbiamo detto, farà il campionato di Serie C Silver. Il prossimo anno sarà un campionato, stando a quelle che sono le previsioni e avendo valutato attentamente le squadre che vi parteciperanno, di alto livello, probabilmente anche più alto di quest'anno. Quindi quest'anno siamo riusciti a salvarsi diciamo senza durare troppa fatica, anche se non è del tutto vero, contiamo di ripetere anche il prossimo anno questo risultato. Com'è la squadra di quest'anno, i nuovi giocatori? La squadra di quest'anno è una squadra estremamente giovane, abbiamo fatto in piena filosofia Costone una squadra cercando di fare della sana economia anche sui giocatori non cresciuti nel nostro vivaio. Infatti ci siamo limitati a pochissimi giocatori fuori Costone e questo ci ha permesso di dare un occhio ai conti, ma anche poi di mantenere, insomma, una squadra, come abbiamo detto, con un'età media molto molto bassa. Ma intanto, prima di parlare di ambizione e di progetti, ecco, mi piace più parlare di progetti, nel senso il progetto va avanti, il progetto che abbiamo già impostato dall'anno scorso, quindi nel segno della continuità. Abbiamo riconfermato quasi nella totalità la squadra, quindi una squadra già rodata, staff tecnico rodato, quindi niente, diciamo andiamo sull'usato garantito. Abbiamo inserito alcuni elementi giovani, prima di tutto dal nostro vivaio, che si spera di poter far crescere, che in futuro saranno le leve quelle della prima squadra. Inoltre, con un rapporto di collaborazione, sono arrivate da Empoli anche due ragazze sempre giovani, che ci daranno una mano, quindi daremo una mano noi a loro per crescere e loro daranno una mano a noi per giocare. Quindi le ambizioni sono quelle di fare bene, diciamo la verità, perché l'anno scorso francamente, al di là di un periodo negativo, comunque poi il campionato è stato soddisfacente, quindi speriamo di ripeterci. Con Franco Maggiorelli, preparatore atletico delle due squadre principali del Costone, quindi un grosso impegno per te. È veramente un grosso impegno, ringrazio i presidenti Corbini e Montomoli che mi hanno dato fiducia. Spero di ricambiarla e vediamo, quest'anno sarà un'annata veramente tosta, ce la metterò tutta. Due squadre, due obiettivi, cosa vedi a livello tecnico? Io a livello tecnico purtroppo non sono proprio un cestista. A livello fisico ho visto i ragazzi e le ragazze un grosso impegno, una grossa concentrazione, questo mi fa ben sperare per la stagione veramente. Sono arrivato ora, l'obiettivo è di fare ovviamente il miglior lavoro possibile nell'interesse prima di tutto dei ragazzi, trovargli un contenitore tecnico e agonistico il più adatto possibile alle loro capacità, possibilità e quant'altro per provare ad assecondare la loro crescita. Tanti anni di esperienza, questa nuova avventura, cosa ti aspetti qui al Costone? Mi aspetto tanta voglia di fare. Personalmente ovviamente voglio provare a mettermi in gioco in prima persona, dopo aver accompagnato per tanto tempo tecnici molto preparati, molto bravi. Ora proviamo a vedere se riusciamo ad organizzare al meglio tutto questo lavoro e far crescere tutta la struttura. Iniziamo con l'entusiasmo di sempre, diciamo, partiamo da dove siamo lasciati, cioè con l'ultima vittoria in casa a Monfiglione.
con tutto il percorso che abbiamo fatto. Chiaramente sappiamo che un anno nuovo sarà molto più difficile riconfermarsi, però la squadra è rimasta all'incirca la solita, con due innesti nuovi da Empoli in Serie A1, quindi diciamo abbiamo tutte le ambizioni per poter riprovare a fare un campionato dignitoso. Chiaramente dobbiamo lavorare tantissimo perché anche le altre squadre si sono rafforzate, però le nostre ambizioni non caleranno nemmeno di un millimetro. Ci aspettiamo una stagione, una nuova stagione, una squadra nuova. Abbiamo rinnovato molto l'organico, abbiamo ringiovanito la squadra e con calma cercheremo di costruire qualcosa di importante. Ci abbiamo molti ragazzi giovani, ragazzi del Costone, ragazzi presi in prestito da altre società. Cercheremo di fare il meglio possibile, piano piano, senza avere fretta per i risultati, ma cercando di costruire qualche cosa importante anche per il futuro.